raffreddore di merda. Ecco che in questo video avrò solo la voce nasale, cazzo. Cioè, non mi sono raffreddato a dicembre, mi raffreddo mo che stiamo a maggio, cazzo. E bella a tutti ragazzuoli, qui è Sespo e bentornati. Oggi siamo su un nuovo video del mio canale. Siamo ritornati finalmente dopo secoli. No, a parte scherzi, da quant'è che non facevo in segreto? Siamo ritornati finalmente dopo, saranno 2 o 3 mesi che non lo faccio. Il primo episodio, regà, non vi è piaciuto. Ha superato le 1100 visualizzazioni e i 140 like, cioè è stata una bomba. Uomo di 21 anni, qualche mese fa impostai sull'ultimo tastino della radio, tra parentesi, tra quelle preferite, Radio Maria. I carabinieri mi hanno già fermato 2 volte e sentendo la messa in sottofondo mi hanno lasciato guidare senza chiedermi nulla. Mi sento un genio del male. Cioè, sì, ti applaudo perché te sei un grande. Guarda, ti vorrei dare la mano, solo che non posso perché, come ha già detto Erna, non esiste il dagli la mano technology. Uomo di 17 anni. Anche se diciamo che è un ragazzo col cuore d'oro perché dice: uso Internet Explorer perché mi fa pena. Uomo di 75 anni. Ho 75 anni e gioco ogni giorno dopo pranzo a calcio con il mio nipotino perché il padre si rifiuta sempre. Mentre per me è il momento più bello della giornata. Dico che ce la faccio. Quello che nessuno sa è che se continuo ad affaticare così il mio piede diabetico, potrei perderne del tutto la funzionalità. Ma per il mio piccolo Maradona questo è altro. Giuro che mi stava scendendo una lacrimuccia, complimenti, altro che dagli la mano technology. Cioè, dove sta Obama per le medaglie? Dov'è Obama per le medaglie? Io spero che non sia fake, perché diciamo che un uomo di 75 anni che conosce sto sito. Diciamo che un uomo di 75 anni può essere bravo, sa internet, ma conosce sti siti. Mi sembra strano, però se è vero, sei in grande. Uomo di 23 anni. Ho contato tutte le seghe che mi sono fatto nella mia vita. Beh, soddisfazioni personali, dai. Ogni volta scrivo il relativo numeretto su un file Excel che modifico e riprogrammo da quando avevo Windows 2000. Oggi sono arrivato alla sega 8998 e con molte probabilità domani arriverò a 9000. Tanti auguri. Auguri. Auguri, Mi dispiace solo che a te dagli la mano technology non to do perché. Capiamoci. Comunque vabbè, scialla, sarà contento il tuo oculista. Donna di 16 anni. Sono fidanzata con 2 ragazzi, ma uno dei 2 non lo amo. Io amo solo uno, ma non so come dire all'altro che non lo voglio più. Io sono una ragazza troppo gentile che non voglio ferire nessuno. Se sono una codarda, a farmi coraggio. Vabbè, dai, te alla fine non sei codarda. Sei una grandissima tro. Uomo di 17 anni. Ho un amico molto stretto da 12 anni, ha una pecca però. Non si lava mai i denti e ha un alito che sembra una discarica. Anche se lui ne è consapevole, ma se ne sbatte. Cioè, giusto, alla fine, scialla. Io ho un cane, addestrato, a cui gli ho insegnato a far finta di morire quando schiocco le dita. Un giorno è venuto a casa mia giocando col mio cane, lo ha preso per la testa e gli parlava faccia a faccia. Al mio schiocco delle dita lui ha fatto finta di morire. Non immaginate la sua reazione quando ha pensato fosse per l'alito. No, no, questa è epica. Guarda, fra, io ti faccio un regalo. Cioè, so che è quasi finito, perché lo uso. Però, se vuoi, ti regalo questo. Dai, ma a parte scherzi, perché non gli dai una gomma ogni mezz'ora? Vabbè. Forse può essere che la gomma si scioglie. Però scialla. Donna di 19 anni. Stavo facendo le guide ed ero in un incrocio. Un signore mi fece passare e l'assistente che mi faceva le guide mi disse: ringrazia il signore. Io tutta convinta mi feci il segno della croce e me ne andai. La più grande figura di merda che io abbia mai fatto. Donna di 14 anni, quando mi annoio in bagno, prendo una penna, scrivo sulla carta igienica i nomi delle persone che odio e mi ci pulisco il culo.
un altro esempio di dagli la mano technology. Cioè, mo lo faccio pure io. The Fox, Depez, Depez, IK, infame, sì, infame, si chiama pure infame. IK infame, ci metto pure l'hashtag all'inizio. Come ci mette l'hashtag? Perfetto, grande, mi ha dato una bellissima idea. Donna di 16 anni. Faccio parte di una famiglia ricca, razzista e omofoba. Beh, io sono lesbica e lei di pelle scura. Fa parte di una famiglia con problemi economici. Io e lei siamo fidanzati da un anno e io la amo ogni giorno di più. Il problema è che non so come dirlo ai miei. Beh, l'importante è che non lo dice a Barbara D'Urso, regà, perché se lo dice a Barbara D'Urso penso che fino al 2037 farà una serie su questo. Che se ne accorge solo chi esce da sto falso gioco insulso, Dio. Ma che se crepo non ne parli quella stronza di Barbara D'Urso. Uomo di 24 anni, mi innamorai di una ragazza straniera, ma lei mi vedeva solo come un amico. Mi chiese di insegnargli l'italiano. Mi sa che mo te insegna pure a me l'italiano, eh? Mi chiese di insegnargli l'italiano e gli insegnai che ti voglio bene si dice ti amo. Così ogni volta che io dicevo ti amo, lei rispondeva anche io. Hello from the other side. Uomo di 45 anni. Io e mia moglie compiamo gli anni lo stesso giorno. Ci siamo sposati il giorno del nostro compleanno per mia idea. Le ho detto che sarebbe stata una cosa romantica, ma in realtà l'ho fatto solo per non dimenticarmi del nostro anniversario. Sì, diciamo che per coincidenze siete nati pure il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Così in un giorno risparmi, regalo di compleanno, cena per San Valentino e un anello per il matrimonio e... è perfetto, sì. E l'ultima di oggi è una donna di 21 anni. Visto che poco tempo fa sono stato a Romix, leggiamo questa donna che dice: ho fatto sesso a Romix con due sconosciuti, vestiti da Sanji e Zoro di One Piece. Il segreto? Io ero quella con il cosplay di Nami. Eh sì, col cosplay di Nami Gnotta. E comunque ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vorrei iniziare a fare più video di in segreto perché mi piace stare su questo sito a vedere ste stronzate e commentarle in un modo ancora peggio, diciamo. E niente, lasciate un bel like perché vorrei riportare, come già avevo detto, questo episodio. E magari se voi avete letto qualche domanda su in segreto così, scrivetemela nei commenti, oppure non so, fate lo screen e la mettete su Instagram, seguitemi su Instagram, magari mi ci taggate, così vi ringrazierò pure nel video, nel prossimo video di in segreto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.